Possiamo partire. Dovrebbe partire il video, stiamo aspettando un attimo il tecnico che sia pronto.
mangiato solo un cuore, un muzzico di pane e due cose. Non riuscì a dire caso qualcuno, una zingonda veniva e non tastava. A così desse lo vecchio al nipote un giorno che faceva 90 anni. E mentre si chicava, la sacchetta, la lepra cadere 100 rubate. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Mi dispiace non poter essere lì con voi, ma purtroppo in contemporanea abbiamo qui a Potenza il convegno internazionale di dialettologia. Eh sì, perché è proprio il centro del nostro interesse di tutta questa giornata del premio di poesia Carlo Antonio Tortorella è proprio il dialetto. E io spero che tutti i ragazzi e le ragazze presenti capiscano qual è il valore del dialetto. Il dialetto, vedete, per tanto tempo è stato screditato, è stato maltrattato, insomma è stato detta ogni cosa di questa nostra lingua locale, che per fortuna oggi invece ha ritrovato il suo giusto valore e la sua giusta dignità, perché ogni dialetto è una lingua a tutti gli effetti. E vi dirò di più, anzi, c'è a volte anche un'affettività che traspira attraverso le parole dei nostri dialetti, che magari nell'italiano non riusciamo a trasmettere con la stessa forza e con la stessa efficacia. Importante conservare i nostri dialetti e quindi sono felice anche in qualità di presidente di questo premio di poesia dialettale nel constatare che tanti di voi hanno scritto poesie e le hanno inviate perché partecipassero a questo concorso Lago Negrese. Bene, non è la prima edizione, ma è sicuramente l'edizione più ricca, quella che ha contato più partecipazioni, e di questo non possiamo che essere assolutamente felici. Ma dobbiamo aggiungere ancora qualcosa. Diciamo che lo spunto per tutto questo movimento che si è creato intorno alla poesia dialettale Lago Negrese nasce con l'associazione della Castagna e la Critica è dovuta alla grande presenza, all'importanza di due poeti lagonegresi che sono Antonio e Carlo Tortorella. Beh, io invito tutti gli studenti, ai quali poi successivamente verranno poste delle domande riguardo questi due importanti poeti lagonegresi, a leggere le opere, perché sono veramente, veramente belle. Io non vi anticipo nulla, ma un piccolo spunto devo darvelo comunque. Se leggete i volumi pubblicati di poesie dialettali di questi due autori e non solo dialettali, vi accorgerete che c'è un punto di contatto tra questi due fratelli. Il punto di contatto è il grande amore verso la loro città, verso il loro paese. Lago Negro, sì, proprio il paese dove voi ora siete e dove la maggior parte di voi sicuramente vive e studia. È una poesia in particolare, Luciano Ucchiano, che viene sia espresso in una poesia di Carlo, sia espresso in una poesia di Antonio Tortorella. E perché proprio questo punto? Perché era un punto fondamentale per chi abitava al Lago Negro, perché era il punto di incontro, di socializzazione, ed è bellissimo leggerne la descrizione che questi due poeti ne fanno, perché ci restituiscono in qualche maniera uno spaccato di vita di altri tempi. È quando i rapporti tra persone erano rapporti forti, tutti erano in una sorta di simbiosi, c'era il famoso vicinanza, cioè il vicinato che si dava una mano, in qualche maniera c'era un controllo sociale su tutto e su tutti, in modo che nessuno si sentisse solo e nessuno venisse realmente abbandonato. È un posto d'incontro re della Luciana, se va innanzi al reto per passeggio. Da scangia di pensiero, si ricini conde relate, si critica a gente, si trillica a gente. Da sarai la prima guardata d'amore, quando è festa vede tutto illuminato. Gi passa la processione della Maronna, gi mettono i bangarelle per favere a roba. A musica si ferma a fuoco un certo. Chi si occhiano? Mo piano, non è in piano. È solo una chianata, che a un lavoriciano pare tanto bello, come rendiamo. Uh,
Oggi si sapranno i nomi dei vincitori di questo concorso, ovviamente settore per settore. E guardate, si sta sviluppando molto una sensibilità dialettale in tutta Italia, ma in particolare nella nostra regione. Finalmente tutti quanti stanno capendo che grande patrimonio culturale sia il dialetto. Perché vedete, se noi pensiamo a un documento, a un qualsiasi banale o importantissimo documento, vedremo che questo ci racconta dei pezzi di storia. Il Colosseo ci parla di secoli di storia, l'Arco di Trionfo ce ne racconta altri e via dicendo. Ma la lingua e quindi ogni singolo dialetto ci raccontano la storia intera della nostra comunità. Se volete capire un po' di voi stessi, dovete anche in qualche maniera conoscere il vostro passato, conoscere la vita di chi vi ha preceduto e farlo in maniera funzionale, in maniera bella, appassionante e farlo attraverso la scoperta del vostro dialetto. Mi raccomando, ognuno di noi è alfiere del proprio dialetto. Come si fa a essere alfieri? Intanto capendone il valore e poi continuando ad usarlo. L'italiano si deve conoscere e conoscere molto bene, ma conoscere bene l'italiano non significa dover abbandonare la propria lingua locale. Non dimenticate mai quello che scrive un altro grande poeta siciliano, questa volta riguardo il dialetto. Scrive che se si toglie a un popolo il pane, questo troverà il modo di mangiare. Se si priva quello stesso popolo del letto, troverà il modo di dormire. Ma, chiosa il poeta, se invece quel popolo perderà la lingua dei padri, allora sì, sarà solo e perduto per sempre. Noi non vogliamo che i nostri giovani siano né soli né persi e quindi insistiamo nel discorso di salvaguardia, tutela, valorizzazione di ogni singolo dialetto lucano. Come Centro Internazionale di Dialettologia, che mi onoro ancora di dirigere, speriamo che la Regione accolga l'appello della maggior parte dei sindaci, 96 sindaci, di istituzionalizzare, di creare una fondazione del CID, del Centro Internazionale di Dialettologia, perché questo lavoro di salvaguardia, diffusione e valorizzazione delle nostre bellissime lingue locali possa continuare. Speriamo quindi in una reale, vera sensibilità culturale della politica che fino ad oggi non ha ancora dato a noi risposta. Speriamo che almeno ai sindaci, al territorio che hanno questa grande sensibilità culturale una risposta arrivi e che sia positiva. A tutti voi ragazzi e ragazze in particolare auguro ogni bene, auguro una passione sconfinata per la propria storia. Arrivederci. Tu sei una preda, lo sai, non dire poi. Sei fredda, sei rascosa, sei pezzuta. Sei messa per stare sotto alle calandre, sei fatta solo per ne struppiare. Tu sei una preda, lo sai, non dire poi. Sei come la terra nostra che è inghiumosa, sei come la lingua nostra che è scerdosa, sei fatta solo per ne far andare. Eppure che ti tieni dal cuore, perché sei nata a dove ognuno è nato, perché ci riesci a dove ognuno muore. Figlio tu, preta, può tenere calore. Di pazienza quando liberiamo un po' il palco e alziamo il telo, se intanto è alto vogliamo suonare qualcosa. Cortesemente se i tecnici possono darci una mano, grazie.
benvenuti alla settima edizione del concorso Poesie e Letterarie Antonio e Carlo Tortorella. È doveroso fare intanto dei ringraziamenti prima di iniziare. Cercheremo di essere rapidi, anche perché alle 13:15 i ragazzi dovranno andare via. Intanto ringraziamo le artiste che sono Caterina Segaro e Francesca Stella dell'Associazione Arpa Pigianese. Fate un applauso che sono molto bravi. E ringraziamo anche per la presenza qui il vicepresidente dell'Associazione Arpa Pigianese, la signora Maria Lucia Massimo Pettore. Grazie per essere venuti. Allora, intanto continuo con i ringraziamenti. Quella che avete visto in video è la professoressa del Puente, del Centro Internazionale del Dialetto, e ringrazio anche il regista che ha girato e ha montato il video, Gianfranco Di Bella, che è lì sopra a continuare a riprendere la manifestazione. Gli attori, che sono Anna Mango e Antonio Mango, fate un applauso. Ahimè, mi sono cimentato anch'io nel dialetto lagonegrese, pur non essendo lagonegrese, spero che insomma si sia capito e l'abbia fatto bene Gianluigi Pagliari. Ringraziamo anche la comunità sorda, presente anche in diretta Facebook, svolgono il servizio di interpretariato Liss, Francesca Ceconte e Antonio Parente della cooperativa Segnalis. In platea, come rappresentanza della comunità, abbiamo la presidente dell'associazione Viva Maria Visviva, chiedo scusa, Maria Immacolata di Santo, che vogliamo salutare. Ancora con i ringraziamenti, così ci ritogliamo davanti tutti e poi possiamo proseguire con la manifestazione, il dirigente scolastico Vito Carlomagno, che è professore di Romeno, scuola di infanzia, primaria, secondaria e di primo grado, che a breve prenderà la parola. Poi la professoressa Pesce e la professoressa Marina Iera, che hanno seguito la preparazione dei ragazzi per le poesie di Antonio e Carlo Tortorella, perché poi ci sarà un quiz dove si cimenteranno praticamente a rispondere alle domande preparate. È una cosa fantastica. Vinca il migliore, le testate giornalistiche presenti, che sono il direttore del Regolo della Basilicata, dottor Mario Longoglia, poi il direttore di IGR24 e Lucania TV, il dottor Giacomo Bloise, e chiaramente non possiamo non ringraziare sia gli eredi della famiglia Antonio e Carlo Tortorella, che sono presenti qui, la persona dei figli, loro signore, la signora Teresa e la signora Mimmo Tortorella. Dopo ciò invito a salire qui sul palco intanto il professor Vito Carlomagno, dirigente scolastico, per portare i suoi saluti. E ringraziamento continuo anche e soprattutto perché l'iniziativa partì la prima edizione con la castagna della critica, quindi ringrazio il presidente che è presente qui, Milena Farabella, e l'avvocato Milena Farabella e la signora Filomena Romano, che è la segretaria, che è quella che coordina tutte le attività per quanto riguarda l'edizione del premio. Grazie infinito. Allora, faccio subito, do subito la parola al professor Carlo Magno e lo ascoltiamo volentieri. Grazie, buongiorno a tutti, io esprimo il saluto dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Comprensivo di Lagonegro, scusatemi, la reggenza sulla Oria mi procura qualche scherzo da questo punto di vista. Il mio ringraziamento particolare alla dottoressa Lidia Di Giorgio, che con grande determinazione e grande volontà ci ha coinvolto come istituto comprensivo in questo concorso di altissimo prestigio. Ne siamo onorati, ne siamo davvero, davvero felici. Saluto e ringrazio gli amici della commissione, della professoressa Patrizia Del Puente, Alessandro Basso,
Nunzia Ambecapaldo, che io mi vedevo da un po' di tempo, il professore Luigi Beneducci e Lucia Viceconte. Ringrazio anche il dottor Pagliaro per queste pregevoli introduzioni. Un saluto anche alla dottoressa Milena Falabella per l'Associazione Culturale A Castagna La Critica e ai lettori Anna e Antonio Mango. Leggendo dei concetti che sono stati come dire, pubblicati sui lavori della dottoressa Del Puente, mi è venuto in mente di individuare un'analogia. Quale analogia? In particolare la dottoressa Del Puente sottolinea nei suoi lavori la variegata composizione del paesaggio lucano, cui corrisponde questa ricchezza linguistica dei dialetti. Nei giorni scorsi, con i miei professori, con i professori della scuola che dirigo, che hanno avuto una grande determinazione anche loro e l'entusiasmo nel motivare i ragazzi a realizzare una produzione che mi pare sia piuttosto copiosa, mi pare intorno ai 40-50 componimenti, ho avuto modo di leggerne qualcuno con grandissima emozione. Ne ho letto qualcuno insieme alla professoressa Marinella Giovanni, che mi ha colpito profondamente. Un applauso a Giovanni. L'entusiasmo che ho riscontrato nei ragazzi nel produrre questi componimenti è stato oggetto di una riflessione stamattina in classe terza di Piazza della Repubblica, dove mi sono recato per una breve e fugace supplenza, e i ragazzi mi hanno aiutato a capire di che cosa si trattava. In realtà l'entusiasmo nasce, forse può apparire ovvio, per me è stata una scoperta, l'entusiasmo nasce dalla vicinanza che lo strumento comunicativo, che è quello del dialetto, instaura tra il proprio mondo interiore e l'espressione e la creatività. E abbiamo pensato, riflettendo con i ragazzi, che ciò deriva dal fatto che il dialetto è la lingua dei nostri genitori, dei nostri padri, delle nostre madri, è la lingua che abbiamo ascoltato quando eravamo in culla, quando eravamo ancora nei primi mesi di vita. E quindi questa corsia preferenziale, questa evocazione, questa creatività che facilmente, agevolmente il dialetto consente, non sempre è consentito attraverso l'utilizzo della lingua italiana. Vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti anche voi una felice giornata. Grazie al professor Carlomagno, facciamo un applauso. Continuiamo anche con i primi saluti, volevo invitare il presidente dell'Associazione Castagna della Critica, avvocato Mina Fabella, e il nostro avvocato Aurelio Pace, consigliere regionale. Ed è pieno di avvocati, di fatto. Quindi stiamo attenti. Passo il microfono a Mina, poi Mina e poi alla dottora Aurelio Pace. Buongiorno e benvenuti a tutti, e grazie, soprattutto grazie ai ragazzi per aver partecipato e aver condiviso con noi questo momento. Noi siamo alla 7ª edizione. Il nostro merito forse è solo di aver avuto un'intuizione, cioè quello di portare avanti questa lingua del cuore, però senza la professoressa Del Puente non avremmo mai fatto nulla, quindi vi invito a fare un applauso a lei. Ci siamo tutti, grazie a lei. Ringrazio le famiglie per supportarci ogni anno e ringrazio l'amico Aurelio per essere qui. E felicemente stupita da un calabrese che declama una poesia in lagonegrese. Ci stiamo lavorando, dopo tanti anni ci siamo riusciti. Ok, grazie a tutti e buona continuazione. A nome dei giurati, innanzitutto sono arrivate circa 100 poesie ed è una soddisfazione. Un ringraziamento speciale alla professoressa Lucia Viceconte, alla professoressa Manziano Capaldo, ovviamente alla presidente che ho già nominato, e ad un giovane ragazzo studioso
che non è presente e che ci segue da tanto, è un praticamente è un dottore in lettere e filosofie. Vi porto i saluti, ma non può essere presente. Ok, buona continuazione. I nomi giurati li hai detti? Sì, perché scusa, mi ero così distratto un attimo. Passo la parola per un breve saluto all'avvocato Aurelio Paci. Intanto grazie a tutti. Diceva un grande giudice Livatino: se succedono le cose belle è perché c'è un volto bello che le fa succedere. Quel volto bello, ragazzi, è Milena Falabella e a Castagna la critica. Lei l'applauso l'ha fatto forte, perché 7 anni di manifestazione vuol dire crederci, e in questo tempo riconoscere le cose belle ci aiuta poi a conoscere per riconoscere. Una sola riflessione sul dialetto: potete immaginare che Antonio e Carlo Tortorella in quella lingua, pur essendo uomini colti, scrivono in quella lingua perché in quella lingua si innamoravano, perché in quella lingua parlavano dei propri affetti, perché in quella lingua salutavano un proprio caro, cioè è lingua viva, non è un refuso, è tutto ciò che vi rende unici e irripetibili, che vi lega a questo territorio, che vi dà un'identità. Però se vi posso permettere sul tema identità davvero rapidamente, provate, ragazzi, a non guardare l'identità come la guardiamo in questo tempo, come una cosa che ci separa dagli altri. Non avremmo un dialetto se non ci fossero uniti dei popoli, delle consapevolezze, delle culture. Il dialetto, come tutte le lingue, è un linguaggio fra diversi. Quindi sappiate essere diversi e sappiate essere tutti assieme il meticciato culturale che ha prodotto tutti questi dialetti che la Basilicata oggi può annoverare. Grazie. Ragazzi, è un tempo in cui la fortuna di essere un teatro, di essere a scuola, di ringraziare i nostri insegnanti, il nostro dirigente scolastico con l'applauso che avete fatto, che vi fa onore, vi dà la possibilità però di capire che in altre parti del mondo non è possibile farlo. Andare a scuola dove c'è la guerra è complicato. Per alcune realtà, pensate all'Afghanistan, per voi ragazze studiare sarebbe più difficile. C'è il privilegio di poter apprendere qui. E c'è il privilegio di poter apprendere in un tempo in cui tanti ragazzi come voi scappano da realtà in cui non si riesce ad apprendere. Il dialetto ci ricorda che chi è venuto qui ci ha lasciato qualcosa. Siate sempre in grado di lasciare a chi vi sta a fianco, nella maniera in cui lo dicono gli africani: questo mondo non l'ho ereditato da mio padre, ma l'ho preso in prestito da mio figlio. E siccome i figli siete voi, quello sguardo straordinario che avete sul futuro e la nostra speranza, siate sempre lo sguardo verso il futuro di ognuno di noi. Auguri. Grazie infinite. Proseguiamo con la manifestazione. Adesso diamo voce un po' sia alla musica che alla poesia di Antonio e Carlo Tortorella. Andremo abbastanza spediti in questo, proprio perché ci sarà poi dopo il quiz le premiazioni, quindi sono 3 categorie di premiazioni, sarà un po' diciamo una piccola maratona. Allora incomincio un attimo, riguardo la scaletta, chiedo scusa. Sì, iniziamo con una canzone cantata come una sonata fatta con intermezzo con le arpe. Te voglio ben assai, prego.
Grazie, bravissimo, veramente molto bravo. Adesso invece ascolteremo le poesie di Carlo e Antonio Tortorella, saranno alternate e recitate dalla nostra amica Anna Mango. Faremo così, faremo prima due poesie, sono A ricotta di Carlo, chiedo scusa, di Antonio Tortorella, e Un mariolo di Carlo Tortorella. Poi ci sarà un breve intermezzo musicale e poi di nuovo prenderemo con Un francobollo di Antonio Tortorella e A visita di Carlo Tortorella. Intanto, prego Anna. Da voci di terra natia, A ricotta, Antonio Tortorella. Se una ricotta, dice certa gente, quando una cosa è ripicchiata e strutta, e dice figlio, che fu scelto pare, quando un punto è sfusciolato e rotto. Ma quando il tempo viene la ricotta, e a primavera vota dall'estate, la gente cerca e vuole le ricotte, e vuole in due fuscetto, qua graziate. Una fetta fresca, bianca, tanto fatta, pare che porta che dare la prima mattina, porta l'addolo di montagne nostre, una fetta tiranata e la tavotta. Oh, quanta gente carta capusotta la gira, come più le fanno comodo, e quando vota a roba disprezzata, tenu un sapore proprio una ricotta. Da Parlamoni insieme, Un mariolo, di Carlo Tortorella. A porta truzzulavo a tarda sera. Chi è? Ricetto sospettoso, senza aria. Un mariolo, rispondeva una voce cupa. A che stora vai girendo, mascarone? Vuoi che agirissi di giorno? A te non mi avere nessuno. Capite che erano ubriaco e un facette traso. S'abbarrucavo sopra un scalo, le dette un pugno di castagne imbornate, si scracinava e volì ancora vino. Si stendeva in terra come se le venesse un suono, e pensando resse in dallo lietto suo, resse: Rachè, appiccia la luce, mi pare che è fatto giorno. Bravo. Voci di terra natia, Un francobollo di Antonio Tortorella. Un francobollo che a Ninga gli era asciuto, rainda o puttuchino con tabacco, sentendosi alle sciappe l'addoreto, una carezza tanto relegata, vuol parlare con chi tu cazzo cava sopra la busta, un manna lontano, e chiare tonno subito vicino, che tu caide dalla cava pensava. Tu mo mallisci, è vero, essendo come, perché la metti vuoi che sta lettera, qua presenza mia, giusta, arrivasta alla destinazione che ha già iscritto. Ma come sono trasuti in dalla posta, per lo servizio che ha cominciato a fa? Ca drangata, ma arrivava attaccata, una tembrata che me lassa sicco. E un brutto cane non è fornuto ancora, ca trovo che mi etta ogni banna. E quando arrivo a dove tu hai voluto, già arrivo a nevrucatura del botte. Chi su piacere te l'ha già fa, se vengo non è in grado certe botte, perché prima comincia che ha lasciato e poi fornisce che ha ammazzato in bronte. Questo parlare amaro, un francobollo, cacciava attorno lacrime e colla.
da Parliamo Insieme a Visita di Carlo Tortorella. Gli età trova appino mango, una sera che fu via. Mi cantava una canzone, che mi mise allegria. Piglia la chitarra, le ricette, Pino, canta una canzone, come se fosse mia. È nata ancora, ne voglio sentire tanto. Tu mi accontentaste. Io guardavo il laboratorio e ne studiavo in mosse. Un pensiero vivo, accanto mai sentito, armonie senza tempo. Mirunanza all'occhio, musica e canzone, che hanno girato un mondo, l'hanno pizzalato. Facendo piangere o ridere, parlando sempre al cuore. Tu te ne sei adunato, che me ne era partito. M'ha accarezzato un muscolo, e poi mi ha detto: amico, rumana te canta ancora, per stasera basta. Ringraziamo ancora una volta le artiste con questi sottofondi meravigliosi alla Mango. Adesso ragazzi preparatevi perché c'è il quiz, quindi invito a salire sul palco Lidia, la nostra carissima Lidia, la dottoressa Lidia Di Giorgio, che a lei dobbiamo ringraziarla per l'organizzazione generale e tutto il coordinamento di tutte le attività. E presenterà il quiz, vi dirà praticamente come sono le modalità dello svolgimento del quiz, pertanto ti lascio il microfono. Grazie mille ragazzi, siete pronti? Voglio sentire bene il vostro entusiasmo di partecipare a questo quiz. Allora vi faccio di nuovo la domanda, siete pronti? Sì! Chi ha detto no? Adesso lo chiamiamo subito sul palco, si nascondono. Allora, prima cosa vorrei ringraziare l'Istituto Comprensorio di Lago Negro, in particolar modo il dirigente Vito Carlo Magno, davvero grazie per la disponibilità, veramente l'apertura mentale, le professoresse che hanno fatto parte, hanno voluto partecipare insieme ai ragazzi e alle classi a questo quiz. Farei salire qui sul palco i rappresentanti della seconda A e della terza. Allora, un attimo. Iniziamo con la tifoseria. Chi secondo voi chi vince? No? Classe che appunto vince, cioè che risponderà bene in queste sfide, vincerà un bel biliardino. La seconda classificata vincerà un robot che bisogna crearlo, costruirlo, molto bello. Terza classificata vincerà un gioco da tavola, tabù, non so se vi piace disegnare così e inventare. E quarta classificata vincerà un gioco di costruzioni, molto interessante. Allora, iniziamo. Voi, prego. Suonare il campanello e poi qua da questa parte. Ok, iniziamo, facciamo un applauso a tutti i ragazzi. Chi è rappresentante? Chi vuole parlare? Sei? Di qual è la classe? Terza. Terza? Terza. Applauso. Chi vuole parlare? Rizzo Rosano. Bene.
mi puoi aiutare per tenere il campanello? Chi suonerà si prenoterà la sedia. Iniziamo. Ecco. Mi raccomando però. Non cadiamo, non facciamoci male. Saranno 5 domande sul dialetto. Chi si prenoterà risponderà alla domanda. Allora, inizio. Solo uno deve andare vicino al campanello. Andrà Jacopo, in questo caso, chi vuole andare? Allora, iniziamo. Troppo indietro. Non parliamo. Ucchiano è una strada pianeggiante, una rotonda circolare e una strada in salita. Una strada in salita. Benissimo! Vince la seconda! Bravo, bravo! Allora, seconda domanda, 1-0 per la seconda. Seconda, giusto? Persella si intende litigio, secca, donna senza marito. Bravissima! Siete pronti? Allora, terza domanda, questo è importante, sono 2-0. Scannu significa senza soldi, senza testa, sedile. Senza soldi. No. Sbagliato. Vediamo Jacopo, dai. Vi dico le risposte. Scanno significa senza soldi. Sedile. Poesia a visita, l'avete sentita o eravate distratti? Avete sentito? Ok. Il protagonista è Tullio d'Episcopo, Pino Mango o Fedez? Pino Mango. Sì! Se mi permetti la faccio io una domanda. Avete ascoltato tutte e quattro le poesie che ha recitato? Benissimo. Un francobollo, no? Cacciava attorno lacrima di acqua, farina o colla? Brava, lei. Entusiasmo.
capo, si intende un tatuaggio, un taglio di capelli, un bernoccolo. Intende un tatuaggio, un taglio di capelli, un bernoccolo. Un taglio di tatuaggio. No. Una persona panciuta, obesa, una persona magra, una persona di mezza età. Sì, sono obesa. Benissimo! Prego.
attenzione al portiere. Seconda, voi siete la I5. Silenzio. Gli zampitti sono piccole zampe di cavallo, salti nella tarantella, calzature tipiche dei pastori. È la seconda. Salti nella tarantella. Sì. No, sbagliato. La terza. Calzature tipiche dei pastori. Sì. Bene. Allora, si aggiudica. Abbiamo siamo 2-0. Facciamo l'ultima. Uscendo aggraziato significa bel ramoscello, bel canestrino, bella frusta, cioè bel ramoscello, no, bel canestrino, benissimo. Tortorella.
Mango. Antonio Tortorella. Benissimo! Artiste che sarà compagnia, vero? Poi inizieremo la premiazione per le varie sezioni, però la premiazione la faremo qui giù, non la faremo sul palco, per evitare chiaramente salire, scendere e perdere tutta una serie di tempo che invece è prezioso, perché adesso ci avviamo verso la conclusione. Per cui iniziamo ad ascoltare dalle artiste compagnia.
Bravissime, grazie ancora. Allora, adesso passiamo alla cerimonia della premiazione. Come sapete, sono tre le categorie in concorso e sono le poesie in dialetto lucano, poi sono le poesie in dialetto per i ragazzi e poi le poesie chiaramente del concorso nazionale in tutti i dialetti della nostra nazione. Allora iniziamo subito dalla poesia in dialetto lucano. A premiare saranno la signora Teresa Tortorella, Mimma Tortorella e poi Fernando Cavallo, va bene? Allora vince il, o meglio, iniziamo dal terzo, va, così facciamo. La signora Ladaga Carmelina di Lagonegro con la poesia Un Suono. Signora c'è? Eccola che sta arrivando. Silenzio. Un giorno ero tra suono e veglia e mi trovai niente a sterfaglia tra separe, bambanari e tamaglie. Mi scippai con una spina del vetro, tutta la faccia mi aveva insanguinata. Gridai e cercai aiuto. Con mano e piede mi c'avvia anche la pugliata. Non sentite a nessuno, ma vedete che si arranzò la luna e mi facevo la specchio. Vedete la sua ombra nello spauracchio e scendai subito il fuoco del luna. Madonna, dicette, tremolava tutta. Buttai le coperte e mi allertai in mezzo all'orietto. Mi venne la vista tutta una volta. Era solo un brutto sogno e non me ne era accorta. E parlando con lo specchio, a premiare il professor Nando Capaldo. Ah, premiato la signora Teresa, va bene, uguale, allora, sarà la prossima. Al secondo posto la signora pugliese Rosa di Venosa, a premiare sarà il professor Nando Capaldo. La signora è qui, prego. Intanto grazie a tutti. Scusate, sono un po' emozionata. Tanto ringrazio i giurati, la presidente del premio, la dottoressa Sarabella e la dottoressa professoressa Patrizia De Puente, che ci ha dato e trasmesso questo amore per le lingue locali. Sarò molto breve. Iurna, sempre del caur, la faccio di conta bella, arrobozzata da sole e ghiaccio. La vita ci porta innanzi, giugno e a 30 marzo, come una fuggitezza, iurna, da fuga, se sono fatta vita. La poesia è scritta nella lingua locale di Venosa, ovviamente sono benissima. Grazie a voi per la presenza. Ringraziamo la signora Di Serena, un altro applauso. Invitiamo per il primo premio, a premiare sarà la signora Mimma Tortorella, stesso lì, diciamo, la vicino. Tricund solamente, Papa Priano, Primiano Bruno, Papa Primiano Bruno, c'è? Eccolo qua, perfetto. Primiano, vero? Ah, scusami, c'è? Cioè,
E voi vi scrivete Primiano e io ero Recco Primiano. Scusa, è lei. È lei la signora che non ha il mio premio. Piacere, mio marito comunque, no, quello che sta vicino. Allora, Susanna, l'hai fatto lei? Sì, continui. Tre conde solamente, per poter dire che buono accambato, parunza con manteca saporita, nomo avrà fa tre conde, Davide, che andà nel vivo nuovo a tornare. Scrivo un libro per tanti anni pensato e fanno figlio una bella zia. Senza ogni secondo e chi sapete, e per so picchi di sale sparagnato in bocca, bello sapore non lo sente quando scogni mangiare l'automobile e pagare se poi i soldi chi. E le scene una lacrima cucente perché poteva fare, ma non ha fatto conto che rigna la vita la poteva. Thomas Stearns Eliot, il grande scrittore americano a cui fu assegnato il premio Nobel per la letteratura nel 1948, sosteneva che i poeti rubano. Io non sono un poeta, però devo ammettere che sono davvero contento di ricevere questo premio dedicato alla memoria di due illustri lagonegresi come Carlo e Antonio Tortorella. E poi devo ammettere, sì, lo confesso, di avere rubato, perché il titolo del mio componimento è rubato dal famoso sonetto di Cecco Angiolieri, Tre cose solamente meno in grado. Solo che nel mio caso le tre cose che mi aggradano non sono la donna, la taverna e il dado, ma sono la natura, la memoria e la natalità. Insomma, radici e futuro. E anche in questo caso ho rubato. Permettetemi, scusate, velocissimamente dei ringraziamenti. Uno all'associazione A Castagna la Critica, poi a mia moglie Maria Grazia che mi sostiene sempre in tutte le occasioni, alla mia amica professoressa Anna Blois che mi ha aiutato nella scelta di questo componimento da inviare per il concorso, e alla professoressa Patrizia Del Puente che mi ha iniziato alla scrittura in ADL. Alla professoressa Del Puente devo anche rubare una espressione che lei utilizza spesso nei suoi incontri: bisogna battersi contro ogni forma di dittatura linguistica. Ecco, io voglio allargare il concetto per dire che bisogna battersi contro ogni forma di dittatura, perché nell'imminenza del 25 aprile più divisivo della storia italiana bisogna, mai come ora, trovare la forza per resistere, anche magari facendo ricorso, come fece Carlo Primo Levi a Auschwitz, allo straordinario potere evocativo, introspettivo e comunicativo della poesia, perché noi siamo fatti per vivere non come dei bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Ringraziamo il professore Papa Pino. Grazie, ciao. Scusami per prima, ma avevo scritto una persona diversa. Perfetto, adesso passiamo invece al premio per le poesie scritte dai ragazzi. Iniziamo dalla menzione speciale, a premiare sarà la nostra amica dottoressa Livia Di Giorgio. Vince, o meglio, la menzione speciale, Maurone Maria Domenica, scuola secondaria, Piazza della Repubblica, Lago Nero. Ok, sei contenta? No, andiamo un po' più qua che così non ci vedono. Che quando hai scritto questa poesia, che cosa hai pensato? Quali erano i tuoi sentimenti? Erano un po' confuse le idee, però poi ho aperto e l'ho messo in poesia e me ne è uscito. Ah, bene. La poesia si intitola Perché?
la vuoi leggere la poesia oppure non la vuoi leggere? Preferisce di no. Allora leggiamo le poesie dei ragazzi perché appunto è giusto leggerle. Ci siamo? E si intitola Perché? Bene, allora un applauso perché appunto è preoccupante, non succede niente. Un attimo che la troviamo in dialetto. Ok, arrivati in dialetto. Ok. Sempre lago negro, giusto? Perché i maschi non bozzano gli anni? Perché i femmine vengono picchiate, molestate e sfruttate? Perché i femmine non sono femmine se non si occupano da casa e dei figli? Perché i maschi non sono maschi se non lavorano? Perché esistono i sport della femmina e quello da maschio? Perché esistono i ricchi e i poveri? Perché esistono l'auto e l'ascia? Perché esistono i gatti e i magri? Sono tutte persone comunque, eppure sì, perché non sono giudizi. Perché dovrebbero essere caratteristiche, dovrebbero essere personalità, dovrebbero essere un motivo per dire io sono speciale, sono diverso, questo è tutto quello cui oggi ho bisogno. E diversità, questo è tutto quello che mi dà forza, questo perché sono la mia forza, questo è il mio coraggio, e invece sì, perché sono giudizio contro tutte le altre persone, da cui riesci da non di liberarti più. Perché è un giudizio? Ti stai chiedendo perché significa questo, ma sta tranquillo, testa dritta e guarda innanzi, tutto questo è recito, tutto questo è merito tuo. Ricorda perché i tuoi, fammelo capo. Complimenti, veramente belli. Ringraziamo. Ha pensato, cioè ha ascoltato. Passiamo. Complimenti. Passiamo allora alle poesie premiate. Al terzo posto si classifica con un spettacolo di una volta Sant'Agata Maria o Sant'Agata. A premiare sarà la dottoressa Giusi Tortorella. Ah, mi rettificano, al quarto posto, sì. Quarto posto. Grazie Giusi, la vuoi leggere? Come no? Leggiamola, che sono belle queste poesie. Come si dice? Un spettacolo di una volta. Spettacolo di una volta. Ok, adesso la prendiamo. Siamo qua. Eccola qua. Quella di prima era molto particolare perché appunto c'erano anche dei temi interessanti sulle donne. Sentire in dialetto dei temi così belli non è da poco. Vediamo lei che cosa scrive. Un spettacolo di una volta. Ah, oggi mi pare la festa. Siamo venuti più bello spettacolo. Carrara più Carrara, la sopra sannannuolo e chiappe. Sta casa pare un cinematografo. Assettati a stase Giulietta, ci sono grandi creature, ogni età. A ogni canzone l'applauso. Cito, cito, ricciuvicchiariello. Tra la fredda di pane che ha suppristato e salsicchietta. E un bicchieruccio di vino ha da passare la sera. E fatta notte, i creatori chiudono gli occhi. E furnuto un spettacolo. Ringraziamo i padroni di casa e a Piscrai. Bene, complimenti, veramente. Quanti anni hai? 13. Complimenti, veramente. Un applauso. Ricordiamo che viene dalla scuola secondaria Piazza della Repubblica. Ma bene, okay. Allora, questa volta sì, terzo classificato, a Stata Redel, quindi Franco Giuseppe Carol della scuola secondaria Rivello. A premiare sarà Maria Tortorella, la dottoressa Maria Tortorella. La tiene, la tiene.
Allora, mi chiamo anche te con molto piacere. Ho visto una bella platea che ti sostiene. Voglio sentire ancora questa platea che ti sostiene. Questo è per te. Ci ricordi quanti anni hai? 13, quindi è un'età media che è particolare un po' per tutti. Puoi leggere questa poesia se vuoi? Vai. Assata a Raviella. Assata a Raviella è come solo che rispondi nel nuvolo. Per me l'isa, assata, è una festa che si aspetta come vina. Assata a Raviella davano tutto quanto, zica e grosso. C'è chi viene, c'è chi va, ma tutti sanno che sempre a Raviella è una tornata. Assata, c'è chi la cerca e c'è chi la trova, c'è chi la accatta e c'è chi la fa. Ma tutti sanno che possiamo mangiare su forzata a Raviella e nonna. Assata, festa Sant'Antonio, e aspettate più d'oro. Mi sei giusto, mi sei dolce, la compagnia, ma cosa è più importante? Io sanno che ho previsto tutto quanto. Grazie, allora passiamo al secondo premio. Ebbene, questo ha toccato un tema che non poteva non coinvolgere tutti, eh. A mamma, fa la bella Francesca, scuola secondaria, Piazza della Repubblica, Lanomero. Eccola qui, a premiare l'avvocato Francesco Tortorella, lascia di fare foto e viene a premiare. Vai Francesco! Eccoci, complimenti anche per il tema. Eccoci, vogliamo leggere? Vai! Pure imparato! Ottimo, alla memoria! L'attore della spelata, ma facci capire che tu sei già all'opera, sapendo che tu sei chi mattiniera. Spero che non suoni, non mi giro in tavoletto, sperando la venatore. E mi dice, alzate, alzate, che è tardi, ma alzo e pare una crepa arruffata. Vado giù in una casa e non so dove oggi incominciare. Mentre tu corri a fianco a me, e io piano piano metto a fuoco la faccia tua, che è bella, sempre con un sorriso stampato. E mi dice, uso le reveglio un giorno, e io le veglio a te. Al primo posto per la categoria ragazzi si classifica Gagliardi Ilaria, scuola secondaria, Piazza della Repubblica, Lagonegro e Carrare. A premiare sarà il dottor Giacomo Broisi. Complimenti. Allora sarò velocissimo, io ringrazio la Castagnara Critica, la famiglia Tortorella, ma soprattutto voglio ringraziare Lidia che mi coinvolge sempre nelle sue splendide iniziative, ma soprattutto un plauso, fatevelo voi ragazzi, perché oggi è un segnale, una giornata importante, perché spesso siamo relegati troppo con i social, i telefonini, ma oggi si dimostra che c'è un'abilità di scrittura veramente eccezionale e questa è veramente una giornata molto molto importante. Quindi bravi davvero a tutti, ti lascio leggere la poesia. I Carrare. Quando nonna mira a zica, un cellulare non esistia. E più parla con un amico, in de Carrare, Carrare da Viasci, qua speranza che tiene un occhio via. Quando si incontravano, che bordelli in da che de Carrare, nessuno ci spiacette. Chi alluccava, chi giocava con una zocca, chi con un pallone. I vecchiari, assettati attorno al porto, contavano il giorno fattandì. Ma tutto gli è cambiato, siamo tutti ingiunti innanzi a sti cellulari. Mo ne sono a uno, mo ne sono a nato. E se non lo tenimi a pies, ne vengo male capo. Ma può parlare con un amico gli è facile, basta maccanutto. Pure i chiarieti sono cangiati, pure loro si sono modernizzati. Non stanno più assettati in dei Carrari, ma stanno sopra un divano con un cellulare in mano. Sì. Adesso passiamo al premio al concorso nazionale. Invito a tenersi pronti per la premiazione la professoressa Lucia Viceconte, l'avvocato Aurelio Pace e l'avvocato Milena Falabella. Terzo posto si classifica col Basin a mia madre di Somma Riva del Bosco, provincia di Torino,
Vaira Luigi Lorenzo, che credo non ci sia per motivi evidenti, quindi idealmente gli consegniamo il premio. Facciamo così, che la professoressa Lucia Viceconte dà il premio al presidente della Castagna della Critica per conservarlo al professor, al poeta Vaira Luigi Lorenzo. Sì. Allora, a premiare l'avvocato Aurelio Pace, Na terra sola, Silvestri Fernando Caserta. Secondo premio. C'è? Signor Silvestri, c'è? Ah sì, era su, quindi sta... Era su in galleria, sta sceso, eccolo qua. Buongiorno, grazie a tutti, sono ancora onorato e emozionato di essere ancora una volta a Lagonito. Ringrazio per questa bellissima città che ha questa propensione forte verso la cultura e verso il dialetto. Io porto una poesia che appunto parla proprio di terra, che è sola perché spesso è abbandonata, ma anche le caratteristiche dell'unicità, quindi è una terra sola, la nostra terra, quella della Campania. Una poesia in dialetto napoletano, e quindi ho voluto accompagnarla con un assolo di percussioni di Tony Esposito, il percussionista del mio Daniele, che è stato così gentile da consentirmi l'uso di questo magnifico, diciamo, questa magnifica sequenza musicale, Na terra sola. L'ascolterete da questa cassa attiva perché a volte l'emozione va di tutti scherzi, quindi ho preferito così. Grazie. Desce il leone a sbattere cime. Fanessa vacante, il caso scigliato lo solo. Un cane di scaricchiarella, mise il viola, e se consola. Come ciuciuleava la gente, mo manca una parola. Lastra rotta, muro sfortosato, pure niente si è sbiato. Due scarpone, lasciando la spazio, amo che si è sciottato. Un portone sta inserrato, pur oggi nessuna ruzzuliata. Ognuno sotto a luna, con scuola si è studiato. In terra non ci pare manco una mozzona. Fuori la cantina, manca in zini e l'ombriacona. Non si era affogato l'indovina, alla ora rubatona, alla lampa in tozzona. A chi aspetta la stigiarra? Per chi se vuole sta canzone? Avremo il mulino abbandonato, chiave era sotto la luna. Un duerte di Sanella, non scende a patto con nessuno. In preda si spartono silenzi e a voci qualcuno. Quando solo mi rende la valigia, cercavano fortuna. Chi sei venuto fuori, sei saziato, ma mai di una. Sei mangiato pane senza amore, sciorta senza onore. A scarpa nuova per bella, ma è stretta e fa l'ora. Con basmani e chi ti sfrutta, è minuta senza l'ora. Terra sola, chi ha l'asse di uno libro, chi resta o scrive ancora. Non punto senza giusto, non finale che ancora aspetta. La terra sola, sabato sto punto, e non lo metto. La terra sola,
chi ha schiaffeglia, ha schiaffeglia e poeta. La terra sola son fondo, o mare la braccia e la tena stretta. Onde l'amore, vita la nasce, o da retta, la terra si ingegna, a sfiga si degna, a farina passa e a ciorta ci segna. Nessuno si perde sotto al bucchio la prena ferrigna, cammina che a terra da trova, a volta si spara e lo puzza si regna. Ciao di la montagna che sparta sti mazzire, perché è che la cima ha pizzato sotto a nuvola di cera? A che serve un tempo la coppa se la terra è che la caeca? Se la terra sta zitta, non è per scorno, ma per mistero. E la salutura che dolorisce, e la capire quella che non si vede. Se strascina in coppa la sagliuta su ciavella, e sporca su assaia, non sa fino con l'oriella, come una terra sola, a lucca senza voce, sotto la pella, non si arrenna, porta fino in coppa che le quattro sarella. Terra scortacata con mociuccia, s'arrapiglia sotto e stella, passa oggi, rimane e non lì, a terra sola, non va morire. Sulla terra sa cucire Catrice, e tutto fa capire, tu dici senza veste in colla, più dolce parla così. Se ha scienza non dà la coscienza, coppa sta croce non già sa chi. Vieni a guardare a stagione la terra, ancora da farmi. Grazie. Grazie. Prendi la foto, compresa la cassa. Grazie infinite la signora Silvestri Fernando. Adesso il primo premio va con la poesia Filomena e Ruspizio a Salvatore Giuseppe di Casali del Manco, provincia di Cosenza. Un applauso, premia l'avvocato Milena Palabella. Allora, un applauso lo vogliamo fare? Allora, è doveroso prima ringraziare gli organizzatori e la giuria che hanno apprezzato il mio testo. Poi tutte le persone che hanno partecipato a far sì che questo sia un bel evento riuscito. E non è retorica dare un plauso a tutti i ragazzi che hanno recitato, sono delle poesie bellissime e non è un modo di dire. Quindi per me sia la prima, la seconda, la terza, sia chi ha ricevuto la menzione, sia quelle che si è classificata al quarto posto, andavano tutte diciamo premiate con il primo posto, però la gara è gara e quindi ci deve essere sempre un vincitore. Poi mi volevo soffermare, io vengo da Casali del Manco, che è una realtà nuova nella provincia di Cosenza, perché è un comune nato nel 2017 che raggruppa delle piccole realtà, e io vengo da una di queste piccole realtà che è Casoli d'Abruzzo, un paese che si è andato man mano spopolando. Filomena chi è la protagonista della poesia? Filomena è una di quelle tante vecchiette che forse oggi non si vedono più, ma che stanno isolate, abbandonate in quelle che una volta venivano chiamate gli ospizi. Io ho immaginato di parlare con questa persona, di guardarla negli occhi e di scoprire quello che è stato il suo passato, quello che ci ha lasciato, e poi gli ho voluto dare un messaggio che forse dove si trova confinata è una fortuna per lei, perché magari se tornava nel luogo dove abitava non avrebbe trovato nessuno, quindi la solitudine forse l'avrebbe annullata prima del tempo e prima dell'oggi. Ora vi dico la poesia, però non è questa per me.
penso che il dannato si capisca più o meno. Sempre a quello posto, là davanti, sopra una seggia di messa seduta, insieme a Lupise, le lontane anime a passare il tempo stanno di nauta. Sotto a capo che le care pesante, lui ci stanno mezzi chiusi, e mano iute, mini all'avanti, sopra noi si male e anticoso. Avesse voluto dare una carezza alla pelle tua, tutta succuriata, e le cancelle, sa buttarizza, chi senza volere te tene carcerata. Pensa a mamma passando per innanzi e ai giorni belli città di nostalgia, ricordando il tempo e il vicinanzo e due vecchiarelle a fianco alla via. Dicemmo a chi ne ciuva il rico, che a Cattincia ti hai trovato confinata, se non c'è più gente a che lo vico dove sei cresciuta e pur c'è nata. Che le posti te paressero forestieri, persi tra case senza più nessuno, spaesata fosse tra le cose ieri, camminando senza scontare alcuno. Pare che arruorme lontane le paure, sotto i frunne essa granna leva, abbracciata alla forza e lo Signore, che in ciascun ente te mantiene viva. Già sul giardino è passata ora, ha chiuso il libro e l'antico sapere, scritto con fatti e spienti e d'errore, casi le sconti che nessuno decrive. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie di nuovo ancora una volta al primo premio a Filomena. E l'ospizio sia Salvatore Giuseppe, un applauso ancora. Allora, adesso passo la parola alla dottoressa Livia Di Giorgio, dopo di ciò ascolteremo praticamente le arpe come esecuzione finale e chiusura del premio. Però prima di questo volevo un attimo ringraziare altre persone, ci è doveroso farlo. Praticamente ringraziamenti vanno all'artista Carlino Venanzio che ha realizzato le mattonelle decorate intitolate al premio, il tecnico audio Peppino Carlomagno, di nuovo ancora una volta dov'è Gianfranco Ribella, eccolo lì che sta riprendendo tutta la manifestazione, agli interpreti di lista, a tutti quelli che hanno partecipato al premio. Passo la parola a Livia, vai. Prova, mi sa che non si sente, è spento adesso, un attimo, scusate. Ecco. Vi siete svegliati? Me l'ha detto, ecco. Siete svegli? Allora, un ringraziamento al dottor Gianluigi Pagliaro perché ha coinvolto veramente in maniera eccellente. Allora, io vi ringrazio perché siete stati bravissimi, al di là dei posti. Vi è piaciuto? Sì! Chi ha detto no? Adesso lo interrogo. Chi ha detto no? Ecco Giovanni, vieni Giovanni. Vieni Giovanni e capiamo perché ha detto no. Adesso leggerà la poesia del dirigente, che il dirigente scolastico ha detto che è molto bella. Giovanni, perché hai detto no? Perché siamo arrivati vuoti. Allora, come si intitola la tua poesia? Boh. Come boh, Giovanni? Gli amici. Gli amici si intitola? Boh. Ah, si intitola proprio boh. Non lo so, non mi dico. Ah, ok. Gli amici. Io amici, come ha detto Giacomo. Ma tu lo parli dialetto? Torinese, addirittura. Va bene, lasciamo Giovanni. Allora, veramente sono stati bravissimi. Volevo solo ringraziare pure le arpe, se era fosse possibile cantare quella canzone della visita, quella che è appunto
suonare, pardon. E così faccio l'ultimo qui, l'ultima domanda a uno di voi, e vi aspetto l'anno prossimo sempre così entusiasti della vita, veramente, grazie. Allora, ringraziamo allora ancora una volta le scuole presenti qui, nella persona del dirigente scolastico professor Vito Carlomagno, il comprensorio di Lagonero, scuola dell'infanzia primaria e secondaria del primo grado, e la professoressa non trovo, eccola qua, professoressa Pesce e Nicolina Iepo, che hanno seguito la preparazione dei ragazzi per le tesi di Antonio Calatottorello. Grazie a tutti. Ringraziamo ancora una volta le artiste Francesca Stella e Caterina Setaro, che chiuderanno con una musica. Arrivederci a tutti, al prossimo anno, all'ottava edizione del concorso premi nazionale Antonio e Carlo Tortorella. Di nuovo. Pino Mango oppure Pino Daniele?